Delirio totale perché sto per chiudere le valigie. Questa è la valigia grande che andrò ad imbarcare. È molto piena, in realtà ci andrebbe anche qualcos'altro, però poi non rientro con i chili che devo rispettare. Mentre questa è la valigia piccola e l'ho tenuta abbastanza vuota, come vedete non c'è tantissimo perché volevo appunto un po' di spazio extra in caso in cui dovessi, non so, comprare qualcosa, insomma, mi può sempre servire. E lì c'è il mio zainetto, quindi adesso chiudo tutto. E buongiornissimo. Allora, non vi ho, diciamo, ho iniziato il video parlando direttamente delle valigie senza spiegarvi nulla, però sì, oggi è domenica 1º maggio e il mio maggio inizia, direi, splendidamente perché appunto, come avrete capito, sto per partire. E non vi dico ancora la meta, però insomma, tra un po', vi svelerò tutto. E vado a sbrigarmi perché devo ancora chiudere le valigie e fare le ultime cose. Io sto per Quando richiesto partire, dall'equipaggio, sono vicino al ogni finestrino. dispositivo che non soddisfi questa condizione deve essere rifiutato. Vogliate assicurarvi che il vostro bagaglio a mano sia fermamente riposto sotto la poltrona di fronte a voi. Quasi le 18:30 e stiamo per fare un pasto in aereo, non so bene se definirlo pranzo, cena o spuntino, però insomma mangeremo qualcosa e siamo circa a metà strada per raggiungere la nostra destinazione. Eccoci, noi siamo questi qui. Allora, stiamo per mangiare, qui ci sono dei cannelloni caldi con il formaggio se vogliamo. Qui c'è una sorta di quinoa, credo, con delle verdure. Qui c'è un dolce, un panino. Io ho preso come bevanda il tè al limone, ovviamente mi hanno dato l'acqua, salviettina rinfrescante e le mini posate troppo carine. E quindi buon appetito! Buongiornissimo! Allora, ieri non ho più filmato niente perché siamo arrivati, era un po' tardi, eravamo stanchissimi, quindi cioè veramente non avevo le forze. Però sì, siamo qui, vi faccio fare un giro così, in questo modo. E vabbè, forse l'avete visto in qualche pezzo in aeroporto, non lo so. Comunque sono atterrata ieri sera a Sharm el Sheikh, siamo in Egitto. E sono contentissima, qui è davvero caldo, solo che essendo adesso mattina molto presto ho messo un giacchettino, però sono ancora in pigiama. E allora vi faccio capire un po'. Siamo in un villaggio, un villaggio molto bello, e vi faccio fare un giro panoramico. Ci sono tutte queste camere, quella è la nostra con quel piccolo terrazzino. Poi diciamo che questo è il complesso di camere numero 2000 e infatti abbiamo una piccola piscina solo per noi, però in realtà c'è ovviamente all'interno del villaggio, nel centro, la piscina, quella più grande, questa è un po' diciamo piccolina, più riservata. Poi ovviamente nel centro del villaggio c'è la piscina più grande, c'è una piscina coperta, c'è la spa, il campo da tennis, il campo da pallavolo, c'è la spiaggia ovviamente, insomma ci sono tantissimi servizi. Adesso vi faccio fare un po' un giro.
questa è un po' la mappa del nostro villaggio. Noi siamo in una di queste due piscine, poi ce n'è appunto un'altra per i bambini, questa che è quella principale, un'altra coperta, poi abbiamo reception, palestra, tennis, calcetto, centro diving, bar, piscina, teatro, ristorante, i negozi, ne ho visti parecchi, la piazzetta che è insomma un po' il centro del resort, insomma, beach volley, piscina panoramica, piscina riscaldata, ce ne sono tante. Vi porto a fare un giro nel villaggio, stiamo andando in quella direzione perché appunto di lì c'è il mare e ieri sera era tardi, non abbiamo nemmeno visto la spiaggia, e invece di qui ci sono le piscine, ve le faccio vedere dopo. Ed eccoci arrivati, ovviamente la spiaggia in questo momento è un deserto perché appunto sono le 6 di mattina e il sole è già abbastanza alto, qui c'è il mare con tutti i lettini che speriamo di utilizzare oggi, molto molto bello. Io mi sono preparata, ho già messo il costume e un vestitino per il mare. Questa è la borsa che utilizzerò per andare in spiaggia ed è una borsa di Zara abbastanza vecchia però molto capiente, mi ci trovo bene e ho organizzato tutte le mie cose all'interno, per esempio in questa pochette di Shiseido ci sono le creme, in questa di Saint Barth ci sono fazzoletti, ventaglio, elastici, cose per i capelli, qui ci sono il portafoglio, poi mi sono portata la pochette della Neverfull che ho lasciato a casa, in cui ho messo insomma altre cose che mi servono, e devo aggiungere soltanto il telo e le scarpe per gli scogli che potrebbero servire. Allora, questa è la colazione, vi faccio fare un tour, qui ci sono tutte le cose per le insalate, condimenti, ci sono dei formaggi, insomma un po' di cose strane, qui ci sono delle patate, altre cose, uova strapazzate, questi sono dei pancake, questi sono i cornetti vuoti che io ho preso, qui fanno le omelette come le volete, e poi qui c'è un po' il mio reparto dove ci sono le cose dolci, ci sono appunto delle ciambelle al cioccolato, delle ciambelle normali, ciambelline, cornetti, crostate, ecco qui ci sono di yogurt alla fragola, yogurt normale a cui si può aggiungere eventualmente la frutta, latte, le cose da mettere nel latte, i cereali, le varie marmellate, dei succhi, questo è per i bimbi, e qui c'è la postazione del pane, molto grande comunque. Qui c'è anche il porridge, che a me non piace, però molto carino. Allora, siamo a spiaggia, ho appena fatto il bagno, e l'acqua era un po' fredda, però piano piano ce l'ho fatta. Tra l'altro ho anche comprato la maschera per fare snorkeling, non me l'aspettavo, ma già qui avanti c'è un po' di barriera corallina, ci sono dei pesci stupendi, quindi ho potuto vederli con la maschera e adesso cerco di prendere il sole e sì, di rilassarmi. Tra un po' vado a riapplicare la crema solare perché facendomi il bagno appunto un po' è andata via. E poi alle 11 andiamo su, c'è il bar, la pizzeria, e c'è il momento della pizza, e noi da bravi italiani ovviamente il momento pizza non possiamo mancare. Faccio fare un piccolo tour della nostra stanza che è la numero 2121, ah tra l'altro ho il braccialetto, bravo club. Allora qui si entra, vabbè non guardate il disordine delle valigie, qui ci sono i due letti con questi asciugamani a forma di cuore molto carini, questo è quello mio, qui c'è una finestra, invece di qui
si accede a un piccolo terrazzino che abbiamo, eccolo qui. Poi vediamo. Allora, qui ci sono gli armadi, qui ci sono io. Ho sistemato tutti i costumi da bagno, i vestiti in questi armadi qui. Aspettate che magari accendo la luce. Eccoci. Così. Poi qui c'è una piccola vasca, piccola, oddio, non è piccolissima, vasca da bagno, lavandino con specchio. Qui invece abbiamo la doccia e di qui, vabbè, il WC, niente di interessante. Siamo tornati da poco dalla spiaggia, abbiamo anche pranzato al ristorante e adesso siamo venuti in camera per lavarci i denti, darci una rinfrescata e poi probabilmente oggi pomeriggio staremo in piscina, quindi non andiamo al mare. Alla fine siamo passati a bordo piscina, io sto bevendo un cocktail con succo d'arancia e credo ci sia un po' di vodka, non ho ben capito. E saremo qui fino alle 6 circa, poi andiamo a farci la doccia, poi ceniamo perché qui si mangia sempre e stasera vogliamo uscire, andare un po' in città a vedere qualcosa. Allora, io mi sono docciata e non ho intenzione di asciugare i capelli, quindi saranno in questo stato selvaggio e ho messo un vestito lungo di Zara e ho anche un maglioncino perché potrebbe essere fresco e stiamo andando a fare aperitivo, poi andiamo a cena e poi penso in teatro perché c'è tipo uno spettacolo con un comico di Zelig o qualcosa del genere. Allora, io ho già cenato, però adesso vi faccio vedere quello che c'è qui nel ristorante per cena. E in realtà ho mangiato soltanto il primo e ho mangiato una pasta ai quattro formaggi, però era un po' una sorta di pasta con la panna, diciamo così. Però adesso vi faccio vedere il resto perché è molto bello. Qui ci sono un po' di frutti, questa è la parte dei dolci, che è una parte molto curata. Qui ci sono dolci piccolissimi ma troppo carini, non mi attirano sinceramente, però da vedere sono belli. Guardate quanti! Ce ne sono davvero tanti. Poi vabbè, qui ci sono verdure grigliate, riso, patate, pesce, filetti di pesce, melanzane, verdure in pastella. Qui fanno i primi al momento, mentre qui ci sono tipo gli gnocchi alla sorrentina, la pasta ai quattro formaggi che ho preso io, questo pesce buonissimo alla milanese che devo mangiare e qui invece è, insomma, il reparto delle verdure, delle insalate, che è veramente una cosa mostruosa. E qui fanno anche il sushi, che però a me non piace, cioè non mi fa impazzire. E si conclude qui il primo giorno a Sharm. Ovviamente siamo arrivati ieri, però è oggi il primo giorno effettivo trascorso qui. Siamo stati a teatro perché c'era un comico di Zelig, è stato molto bello lo spettacolo, ci siamo divertiti. E adesso invece siamo in camera perché, cioè, veramente io sono cotta. Matteo, mi sono abbronzata il naso perché forse non ho messo bene la protezione. E poi mi sono abbronzata un po' sulle mani perché sulle mani non ho messo la protezione. Cioè, la mia intelligenza ha fermato la crema al polso. Va bene. Chiudo qui il vlog perché ho intenzione di farne diversi durante la vacanza, quindi li vorrei dividere per non farne uno troppo lungo. E vi porterò con me nelle prossime avventure perché faremo un sacco di cose divertenti nei prossimi giorni. E nulla, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!